Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare. Ieri sera abbiamo visto tutti, abbiamo parlato della disfatta argentina e l'altro ieri invece abbiamo visto ancora Ronaldo fare la differenza. Ronaldo è 3 anni che porta a casa tre Champions, ha portato a casa tre Champions da assoluto protagonista. Messi ha vinto la Liga quest'anno, ma sembra non riuscire più a stare ai livelli di Ronaldo. Perché? E ve lo spiego, cerco di spiegarlo almeno il mio punto di vista, chiaro che non è che posso sapere, ma il mio punto di vista di quello che ho visto e come posso dire che si sa, ecco, ed è il mio pensiero. Intanto stiamo parlando di due dei migliori giocatori della storia del calcio, decisivi, fenomenali, con dei numeri fuori dal comune. Sono due alieni che sono venuti nella Terra per portare trofei a Barcellona e a Madrid. Però, e ci sono stati grandi periodi della carriera dove Messi era superiore a Ronaldo, perché naturalmente, a livello di natura, Messi ci è nato così. Quindi è un fenomeno perché lui è naturale. Ronaldo è più costruito, si è costruito cioè col lavoro ha portato quello che è. E questo dunque porta ovviamente la differenza già è sostanziale. E in certi momenti Ronaldo effettivamente si era perso. Se io penso al primo Ronaldo di Madrid, grandissime cose, ma poi alla fine successi di squadra, zero. Perse secondo me un europeo col Portogallo, non per colpa sua, ma dove il Portogallo era strafavorito, e vince poi alla fine un europeo con un Portogallo scarso. Cos'è cambiato in Ronaldo e cos'è cambiato in Messi? Messi che sembrava a un certo punto essere il giocatore che è Ronaldo adesso, cioè quello che ti faceva la differenza da solo. La verità è una sola, che secondo me, pur amando tutte e due, perché anche Messi, io domani mattina, cioè, lo adoro. La differenza è che Ronaldo sta lavorando per migliorare se stesso. Messi ha cercato di migliorare l'organico che c'aveva attorno. Mi spiego meglio. Mentre Ronaldo col Portogallo ci è arrivato facendo una preparazione personalizzata per arrivare in forma e adattarsi ai compagni di squadra, Messi ha adattato i compagni di squadra a lui e questo non ti porta ad avere dei buoni risultati. Ronaldo ha riconosciuto i propri limiti e ci ha lavorato per migliorarli. Messi, piuttosto che migliorare i propri limiti, ha cominciato a pensare di migliorare quelli dei compagni. Questo, secondo me, da atleta è una differenza enorme, enorme. E io lo dico perché io, essendo un atleta anch'io, quando si balla in una coppia, lo vedi subito, le coppie che fanno il mea culpa, le persone che fanno mea culpa ce la fanno, quelli che è sempre colpa del partner, del maestro, dei giudici, è solo una questione di tempo e poi piano piano spariscono. Non c'è niente da fare, è così. Secondo me, Ronaldo, la sua forza è stata la sua determinazione a diventare il più forte di tutti ed è riuscito a farlo. Messi ha avuto un po' probabilmente la saccenza di credere di essere talmente più forte di tutti, di non aver bisogno di migliorare nulla. No, questo non vuol dire che non potrà cambiare, però comincia a diventare tanta la differenza. Ronaldo si vede che il lavoro che fa lo sta ripagando, perché anche in nazionale, dove, ripeto, ha una nazionale scarsa, riesce a fare la differenza, cosa che Messi non sta riuscendo. E tra l'altro adesso per Messi c'è una cosa in più negativa, cioè il senso di oppressione del peso di Ronaldo e di Maradona, cioè tutti i pesi che gli stanno, tutte quelle cose che sono state dette, tu sei come Maradona, tu sei come Ronaldo, tu sei più forte di tutti. Adesso che si sente scappare a terra sotto i piedi, fa fatica e non è libero di giocare come vorrebbe. E questo ovviamente lo porta a fare delle prestazioni, magari anche buone, ma non essere tranquillo e sbagliare delle cose, tipo un rigore che di solito Messi non sbaglia. Quindi questa secondo me è la differenza sostanziale. Non è un caso che Messi nel Barcellona quest'anno abbia giocato meglio degli altri anni perché Neymar è andato via. E questo è indubbio secondo me. E quindi la differenza che c'è tra Messi e Ronaldo è questa: la capacità di lavorare su se stesso. Ronaldo ce l'ha, Messi ancora non l'ha imparata e questo probabilmente farà la
la differenza alla fine delle due carriere, perché Ronaldo ha 34 anni e ancora il numero uno. Messi sta facendo fatica, molta fatica a stargli dietro, e credo che farà fatica adesso fino a fine carriera a stargli dietro, perché Ronaldo è una macchina da guerra che si è costruito, che ci ha lavorato, e per questo, al di là di che può essere antipatico o no, ma per questa cosa va assolutamente apprezzato e bisogna fargli un grosso applauso, perché secondo me è l'atleta punto di riferimento. Col lavoro si arriva ovunque. Ragazzi, questo è il mio video, io vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video. Oggi due video usciranno oltre a questo, il post partita del Brasile, perché c'è l'unica partita dove c'è un giocatore della Juve, quindi lo seguiremo, e il post finale Under 16, sperando di riuscire a portare almeno un campionato giovanile a casa, perché ragazzi, quest'anno le finali le abbiamo perse veramente tutte. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!